20 giugno siamo stati convocati dalla Regione Umbria per spiegare una delibera che era stata assunta in data, anzi non vale errato, 7 maggio, con cui ci veniva comunicato che i fondi per il trasporto pubblico locale che erano stati promessi alcuni mesi prima non c'erano più. Quindi ci troviamo in una situazione emergenziale, quindi siamo costretti o a far fronte o con risorse proprie, chi le ha, io ad esempio non le ho, o con tagli a quello che è la mancanza di fondi che la Regione Umbria avrebbe dovuto stanziare per il trasporto pubblico locale in favore dei comuni. La Regione è abbastanza contraddittoria perché ci addebitano i comuni delle responsabilità che i comuni respingono fermamente al mittente, perché ci viene detto che l'origine di un buco di 21 milioni sarebbe data da una mancata restituzione di una doppia percezione IVA che i comuni non hanno mai percepito. Però non viene spiegato perché quest'anno mancano comunque tra i 13 e i 16 milioni di risorse regionali, che non possono sicuramente essere addebitate comunque a un fatto inesistente. Sicuramente questo è frutto di una mancata programmazione da parte della Regione, siamo credo al fallimento del sistema trasporti regionale, dalla mancata celebrazione di una gara che va avanti da quasi 9 anni tra rinnovi e atti d'obbligo, senza che si sia tenuto minimamente in considerazione che la situazione di fatto del trasporto pubblico è radicalmente mutata in questi ultimi 15 anni, dalla inerzia nella trasformazione Umbria Mobilità in agenzia, cosa che avrebbe consentito comunque un risparmio dal punto di vista quantomeno dell'erogazione dell'IVA. Quindi le motivazioni sono tante, anche quella di non aver mai ammesso in maniera strutturale dei fondi adeguati per far fronte a quella che è la situazione del trasporto pubblico locale, come magari altre regioni fanno. Ecco, adesso vengono scaricate sui comuni delle responsabilità, ma sinceramente noi queste responsabilità non ce la sentiamo di assumercele perché non le abbiamo. La richiesta condivisa oggi da tutti qual è e che cosa si è disposti a fare? La richiesta è quella di recuperare assolutamente quelle risorse che oggi mancano affinché oggi si reintegrino i servizi che necessariamente i comuni stanno andando a rimodulare a fronte di questo venir meno di trasferimenti da parte della Regione, ma in prospettiva consentano agli stessi comuni di sviluppare quei piani della mobilità nuovi e sfidanti sui quali si è convintamente lavorato in questi mesi e che dovrebbero andare a regime con quella che è la prossima gara del trasporto pubblico. Quindi, cosa sono disposti a fare i sindaci noi, se questa richiesta non fosse in qualche modo soddisfatta? Valuteremo ogni possibile iniziativa, quindi qua appunto ci stiamo ormai quotidianamente incontrando e confrontando tra colleghi sindaci dei colori politici più disparati, perché quando si è di fronte appunto a queste situazioni non si può che essere tutti compatti, e valuteremo realmente ogni possibile iniziativa per tutelare i nostri cittadini. Chi è la colpa di questo grosso disagio? C'è un colpevole ritardo di programmazione di scelte da parte della Regione dell'Umbria. Peraltro quanto viene addebitato ai comuni rispetto all'IVA come Comune di Gubbio non ci riguarda, perché noi l'abbiamo pure versata, e comunque questa sarà questione che andrà definita a livello giuridico amministrativo. Io credo che sia un provvedimento tardivo, non preparato, che rischia di colpire le aree interne, i territori più marginali, già più in difficoltà, e di dare un pessimo segnale anche dal punto di vista turistico. Quindi immagino che si debba fare una grande iniziativa per rivisitare completamente questa materia, ma soprattutto c'è bisogno anche di una nuova programmazione, di un nuovo piano dei trasporti, anche di una nuova gara, perché questo sistema è anche vecchio e ha bisogno di essere rigenerato con maggiore efficacia e efficienza e con una migliore risposta sia ai cittadini che anche ai visitatori dell'Umbria. Lei, essendo di centro-sinistra, vive anche una posizione un po' scomoda. Ma fino ad un certo punto, perché io non le ho mai mandate a dire le questioni che avevo da sollevare, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista amministrativo. La nostra è una coalizione di centrosinistra civico che ha una grande autonomia e che rappresenta una sorta di originale laboratorio in tutta la regione. Qual è la situazione?
La situazione è tragica perché vi sono delle vere e proprie aree del nostro comune, del nostro territorio, in particolare penso ad alcune frazioni, che rimangono prive del collegamento con il centro della città e quindi con tutti i servizi indispensabili alla sopravvivenza. Parlo di un negozio di igiene alimentari, di una farmacia, di servizi sanitari, il collegamento con l'ospedale. Quindi è chiaro che questi tagli vanno a colpire la fascia di popolazione più debole, gli anziani, penso alle persone che non hanno la patente, penso a alcuni lavoratori, visto che sono stati fatti dei tagli anche alle corse notturne. È la fotografia della realtà. Questa è la situazione. Prima di tutto, secondo me, bisogna prendere una posizione ferma e decisa nei confronti della regione, quindi anche con azioni dimostrative pesanti per questa che è stata una delibera che ci è stata catapultata a distanza di qualche giorno a queste. Infatti ha lamentato che oggi non è stato fatto. Sì, io avrei fatto delle azioni dimostrative più incisive, anche sarei andata presso gli uffici della regione, avevamo detto tutti di mettere la fascia tricolore per protestare contro questa cosa, si è deciso di non farlo, ne prendo atto, ma chiaramente mi dispiace perché avrei preferito anche che anche tutti i cittadini passasse questo messaggio che noi stiamo subendo quanto loro questo disagio. Il sindaco di centro-sinistra come vive questa condizione? Un sindaco civico la vive come un sindaco, ciascun sindaco, qui non ci sono parti. Un sindaco civico ma di centro-sinistra? Appoggiato dal centro-sinistra, la vive come un sindaco. Perché sennò è diventato un problema dichiararlo che sia di centro-sinistra, no? Allora, non è assolutamente un problema, però nella le realtà delle cose, no? Io non ho mai avuto tessere di partito, non ne ho, e quindi mi sento un sindaco civico che come tutti gli altri sindaci di centro-sinistra, di centro-destra, partitici, civici, hanno espresso una posizione quando si va a tagliare in questo modo improvviso, ingiustificato, senza, con un metodo che non è stato di condivisione. Un servizio pubblico essenziale per la vita di interi territori si combatte, questa è l'unica, ecco come si vive. Quindi prossime tappe? Le prossime tappe sono un incontro con i parlamentari per chiedere una soluzione che veda appunto fondi possibilmente dal governo. Non ci si ferma nel chiedere alla regione la revoca di quel documento che vuole gettare sulle spalle dei comuni colpe che assolutamente non hanno, e già è difficilissimo andare a spiegare, noi che siamo il terminale più esposto dello Stato, andare a spiegare ai propri cittadini le ragioni di questo taglio che per una situazione che perdura da anni viene lanciato come un macigno in 10 giorni su di noi sindaci e su tutti i cittadini. La regione ha sbagliato le previsioni e a metà anno, adesso anche per motivi diciamo di tipo amministrativo, sappiamo tutte le condizioni in cui sono, sta cercando di scaricare il taglio dei servizi sui comuni. È inaccettabile, i servizi per le persone più indifese non possono essere tagliati. Ci sono altre mosse da fare, speriamo che in questi 2 mesi, non abbiamo grossa fiducia in realtà, ma speriamo che in questi 2 mesi, come hanno promesso, riescano a trovare risorse ulteriori per poter evitare che ci siano questi tagli. Sindaco, lei ha lamentato addirittura che non riesce a parlarci. Sì, questa è la verità, è quello che sta succedendo in questi giorni. Io non riesco ad avere un referente presso Bus Italia, presso la regione, e quindi non posso dare risposta ai miei cittadini, non sappiamo nulla. Sono le prime impressioni nella sua prima esperienza da sindaco? Le prime impressioni che in questo momento i piccoli comuni sono un po' lasciati andare, quindi non sono seguiti come i comuni più grandi. Cercheremo di fare squadra noi con i comuni più grandi per avere più forza. Che cosa bisogna fare? Che cosa siete disposti a fare voi? Siamo disposti a fare per il trasporto, siamo disposti a mettere in campo tutte le risorse che il mio comune possiede. Per il limite delle nostre capacità non vogliamo tagliare nessun tipo di servizio ai nostri cittadini.